Mi sono già pronunciato, conosco Gianni Garitelli da 50 anni, credo di essere l'unico politico vivente, perché per motivi familiari, di colleganza con mio fratello, è una risorsa delle istituzioni, credo che Berlusconi lo abbia citato come esempio di italiano eccellente, come ha citato Draghi, come ha citato Marchionne, come ha citato altre figure. Una citazione non innovativa, lo aveva già citato numerose volte, in vari tipi di contesti. Credo che poi queste cose, voglio dire, poi si attuano quando si sta al governo. Non credo che la persona indicata e anche le altre siano dei potenziali leader di partito che fanno le campagne elettorali, sono risorse del paese che poi il destino ci dirà. Il leader del partito vuole restare. Sì, ma no, ma il leader dell'Italia, Alessio Berlusconi, in questi giorni è fantastico, riesce a conquistare le prime pagine con annunci, con discussioni. Vede, noi stiamo discutendo delle proposte di Berlusconi, chissà quante prime pagine, alla faccia di quelli che lo volevano abbattere. Ingroia l'altro giorno mi ha querelato perché gli ho detto quello che meritava dopo che ha detto che bisogna abbattere Berlusconi. Ma dov'è? Ma state zitto.